Un progetto a cui teniamo moltissimo, per il quale ci sentiamo di ringraziare in particolare i tecnici del comune di Siracusa, con a capo l'ingegnere Borgione, che hanno, come dire, sviluppato un progetto caratterizzato da tutta una serie di valori che noi come amministrazione vogliamo condividere e divulgare. Intanto si tratta di un immobile confiscato alla mafia, che si trova in un quartiere che vuole avere la nostra attenzione, che è il quartiere della Borgata. Parliamo di un immobile, di uno stabile in via Barinzizza, e per un progetto che è rivolto, come giustamente si diceva, all'inclusione e alla produzione in chiave sociale. Quindi un progetto circolare in cui i corredi delle donne si trasformeranno ad opera di ex detenuti, in particolare minori detenuti o anche ragazzi che sono in una fase di dispersione scolastica, di trasformare questi, intanto di imparare un mestiere. Poi trasformare i corredi delle nonne in gadget o addirittura capi d'abbigliamento estivi, con un marchio che è un marchio che si chiama Lettere di Aracne della città di Siracusa. Quindi un progetto, come dicevo, sostenibile, circolare, inclusivo e che sposa i valori dell'inclusione sociale e della legalità, perché questi sono il punto di partenza e sono la chiave per leggere la, come dire, direzione politica della nostra amministrazione, tanto più che si parla anche di apprendere un lavoro e quindi di fornire opportunità a chi purtroppo queste opportunità oggi non le ha.